Partire domani, perché domani gioca la Roma, cioè domani gioca la Roma e esula un po' da tutto, c'è il campo, c'è sto Roma-Bologna che è fondamentale perché partire in un certo modo ti può dar fiducia per le partite successive che sono toste, una su tutte è Milan-Roma, poi dopo la Coppa Italia col Genoa abbiamo Roma-Fiorentina a casa che è un'altra partita tostissima. E niente, domani è importante, perciò la Roma rigioca dopo un paio di mesi, tutti contenti. Vi dico la cosa, io sono un fautore della difesa a 4 per questa squadra, togliendo qualche giocatore, quello o l'altro, però ho detto, sai che c'è, decide Mourinho. Mourinho ha avuto tempo questo periodo di allenarli, magari ha percepito che ancora non è il momento di cambiare, anche se ha provato questa difesa a 4 tante volte in allenamento e qualche volta l'avete vista anche in amichevole, però non me frega niente, a 3, a 4, a 5, a 6 domani gioca a Roma e voglio pensare positivo che Mourinho ha ripreso il bandolo della matassa, i giocatori sono entusiasti, domani lotteranno per prendere questi tre punti, che non è che ci devono far dire che a Roma ha risolto tutti i problemi, perché di queste partite le abbiamo vinte anche con i problemi passati, anche in questa prima parte di stagione che abbiamo giocato male, abbiamo fatto schifo e tutto quanto, comunque qualche puntarello, soprattutto queste squadre qua, siamo riusciti quasi sempre a farli, perciò contiamo domani di fare questi tre punti, anche perché ho visto la formazione del Bologna, con tutto il rispetto, questi giocano ancora con Metella in mezzo al campo, che c'ha una certa età, per me è un giocatore proprio scarso, alto un cazzo in barattolo, in avanti sì, Arnautovic è un bel giocatore, ma anche lui di una certa, Orsolini, quello e quell'altro, però ragazzi, dai, la Roma è molto più forte del Bologna e io conto che domani entri in campo una squadra avvelenata col piglio giusto e vinca sta partita e ci faccia tutti contenti. Per quanto riguarda invece poi le parole di Diaco Pinto, ragazzi, io non so che dire, perché io ho provato anche ieri a dire live, ragazzi, io vi posso dire questo, da quello che so io, da mie notizie, diciamo che fra Diaco Pinto e Mourinho non c'è più la stessa visione delle cose, non vuol dire che hanno litigato, non si parlano, però ci sono due visioni differenti, ragazzi, Mourinho è palese che parla con Zazzaroni, con Edo Sport e pure qualche altro giornalista che conosco io all'interno, ma il Corriere dello Sport tante volte fa degli articoli che sembrano fatti con la bocca di Mourinho e oggi, dopo l'articolo di ieri di Zazzaroni, oggi fatalità, esce l'articolo di Diaco Pinto, un'intervista alla Gazzetta dello Sport che io mi sarei veramente risparmiato prima dell'inizio del campionato, ci sono stati due mesi, mannaggia la miseria, col mondiale c'era un cazzo, almeno ci facevate commentare pure qualche cosa prima invece di Roma-Bologna, e invece l'abbiamo fatta Roma-Bologna. Però io, tolto il discorso che qui sto con Diaco Pinto che dice con questa squadra dobbiamo lottare per andare in Champions fino all'ultimo, e io sono pienamente d'accordo con Diaco Pinto, perché la Roma deve lottare per andare in Champions League fino all'ultima giornata, perché la squadra c'è per farlo. Io non sono d'accordo però su altre uscite di Diaco Pinto, sono sincero, non mi trovano d'accordo. Innanzitutto sono stato anche un po' diciamo non coerente sulle sue dichiarazioni, dicendo no, perché noi dobbiamo fare una società sostenibile, giusto? Dobbiamo fare una società sostenibile, e poi subito dopo mi dici che abbiamo speso in due anni 150 milioni sul mercato, e te ne dico un'altra, oltre 150 milioni sul mercato hai preso il secondo allenatore più pagato della Serie A. La Roma è il secondo allenatore più pagato della Serie A, che costa 7 milioni e mezzo di euro netti. Perciò io tutto sostenibile non lo vedo. Poi mi prendi Pellegrini, che è un calciatore, magari dovresti fare un contratto da 3,
milioni più bonus e gliene dai 4 e mezzo più bonus. Mancini, che è un giocatore da 1 milione e 8 più bonus, me lo fai da 2,8 più 1 del bonus, uguale idem Cristante. C'è qualche cosa che non quadra, come rinnovo Casdop, no, Casdop ha avuto un atteggiamento professionale, poi ha rinnovato del contratto e noi ci abbiamo combattuto 4 anni con Casdop, e il direttore sportivo che viene a Roma e che è un professionista, comunque se deve andare a vedere la storia di Casdop, apri e chiusa parentesi. E poi parliamo del Zaniolo. E parliamo del Zaniolo, mi dici che il contratto di Zaniolo no, perché il contratto di Zaniolo no, c'è tempo. Sono 2 anni che Tiago Pinto dice ogni volta che c'è tempo. Tempo, 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 stamo che manca neanche 1 anno e mezzo alla scadenza del contratto di Zaniolo, a 2024. Ma 2024 a me va bene, giusto, perché non sta facendo bene, è giusto che non glielo rinnovi, per carità di Dio, ma voglio sapere perché ha rinnovato a Cristante, a Mancini. Io voglio sapere perché è stato rinnovato il contratto a Mancini e Cristante, che hanno lo stesso contratto del Zaniolo, scadenza 2024. Voi mi volete far credere che Cristante e Mancini hanno giocato meglio del Zaniolo? Per me hanno giocato anche, per me no meglio, però Zaniolo viene da 2 anni di infortuni al legamento. Zaniolo è un 99, Zaniolo è un attaccante, Zaniolo è uno che ha richieste anche se gioca male, perché la gente lo sa le potenzialità che ha. Mancini e Cristante non hanno richieste, e soprattutto in nazionale Roberto Mancini di chi parla? Parla di Zaniolo. Gianluca Mancini è stato escluso dalla nazionale. È stato, e non mi pare che ci sono fenomeni come difensore centrale nella nazionale italiana. E Zaniolo te fa comunque il gol in finale di Conference League. Comunque, però, tu puoi fare questa decisione così, va bene, ok. Se va bene alla Roma, tutto a posto. Poi, però, dopo, se arriviamo a giugno, Zaniolo veramente te lo levano a 25-30 milioni di euro. Dopo te lo levano a 25-30 milioni di euro. Io non credo a Tiago Pinto quando dice: no, ci sono problemi con Vigorelli. Sì, ci sono problemi con Vigorelli. Dai, ragazzi, lo puoi vendere il calciatore. Era già stato messo sul mercato a giugno, lo sappiamo. E poi fai il prezzo, mi fai 50-60 milioni di euro. E che vuoi? Che Zaniolo in sede di rinnovo ti chiede 3 milioni di euro? Come? Valuti il mio cartellino 50-60 milioni di euro e vuoi che io ti faccio. Devo prendere 3 milioni di euro? No, ragazzi. Ragazzi, io l'ho sempre detto, il cartellino va in base al 10% dell'ingaggio, va al 10% del cartellino. Cioè, tu mi hai valutato Cristante e Mancini 28 milioni di euro. Tu mi hai valutato Cristante e Mancini 28 milioni di euro. Questi adesso tu, con quei contratti là, tu gli hai fatto un vitalizio a questi giocatori. Gli hai fatto un vitalizio. Che so, buoni giocatori, ma. Ragazzi, ma noi dobbiamo salire de step. Poi mi parli dell'area scouting. Quale? Abbiamo rinforzato l'area scouting. Io non vedo l'acquisto dello scouting. Dove? Dove stanno? Dove stanno? Io non riesco a capire. Mi dici, mi parli di primavera, ragazzi. Questa è quello che ha detto lui. Ha detto lui, ragazzi, nell'intervista oggi. Quando sono arrivato nel settore giovanile avevamo solo Carafiori in prima squadra e giocava poco. Oggi ce ne sono 6: Zaleski, Bove, Volpato, Tahirovic, Boer e Darboh. Allora, tolto Zaleski, che è l'unico credo in questo momento buono, ma stiamo parlando del 2002 poi, e che non ha comprato lui e che viene dal settore giovanile della Roma, da 10 anni che c'è Zaleski a Roma. Bove uguale, e Bove, ragazzi, bisogna vedere pure se è un giocatore da Roma. Volpato uguale, Tahirovic lo prende De Santis, Boer uguale, non lo prende lui, è delle giovanili della Roma e fa terzo portiere. Darboh è un giocatore rotto che non prende anche lui. Ma io quello che te voglio dire, Jacopi, fatti una domanda e datti una risposta. Se sei giocatori sono aggregati in una prima squadra, che poi tu bisogna vedere pure che giocatori da primavera. Forse prima c'erano squadre un pochino più attrezzate. Poi mi parli, no, perché noi comunque in questi anni,
abbiamo sempre migliorato la rosa di qua, di sotto e di sopra, come se a Roma avesse fatto chissà che grandi risultati. Allora, la Roma vince la Conference League, è vero, la Roma vince la Conference League, ma è una competizione che altri allenatori, altri direttori sportivi non hanno giocato perché non esisteva. Una coppa che noi tifosi, lo dico sempre, dobbiamo festeggiare, essere contenti, quello che ti pare. Oh, stiamo parlando comunque della competizione minore per la UEFA, del settimo posto, dei settimi posti, che è stata instaurata quest'anno. Se no, se famo pià per culo, perché Fonseca faceva Europa League, quell'altro faceva Europa League, la Champions League, sono un po' più diverse. È più difficile di vincere la Conference League, che poi là ci ha messo veramente, secondo la mia opinione, le mani José Mourinho. E io ringrazierò sempre José Mourinho. Ma il campionato è sempre lo stesso. A una certa il giornalista gli dice: Tiago, però la Roma fa i stessi risultati che faceva con Fonseca e che faceva anche prima. Però non erano stati spesi 150 milioni sul mercato, come hai detto te. Allora, dove è migliorato? Dove ci stanno questi miglioramenti a livello di risultati? Ma anche a livello del gioco non ci stanno questi miglioramenti, no? Questo io, ragazzi, io poi non è che io voglio far difensore de Mourinho a prescindere, perché anzi io sono il primo pure che critico Mourinho come gioca a Roma, che dico pure dalla parte dei Friedkin, non de Tiago Pinto, dalla parte dei Friedkin. Se io sono i Friedkin e ti dico: vabbè, fammi vedere pure te, però a fine stagione non è che solo io ti do, fammi vedere con sta squadra quello che fai. Però io vi dico pure una cosa: Mourinho è uno di calcio, è uno che ha 26 titoli, è uno che comunque mi ha portato a vincere una competizione. E se qualche giocatore buono che è arrivato è veramente grazie a José Mourinho, lo sappiamo tutti quanti. E adesso andarsi a mettere in questa contrapposizione qua fra Tiago Pinto e Mourinho non fa bene a nessuno. Poi mi dite lei: ma tu sai se la società, se sta con i Friedkin, i Friedkin stanno con Pinto o con Mourinho? Ragazzi, non lo so, non lo so, perciò non mi posso avventurare e diciamo dire no, le parole di Tiago Pinto però sono quelle dei Friedkin. No, non lo so, dovrei andare per supposizioni. E non si può fare. Io però sono d'accordo con Mourinho in tante cose, perché comunque se tu vuoi fare sto progetto di sostenibilità, che vi ho detto con i fatti che non è sostenibile, perché i conti della Roma, il bilancio è pe il peggiore mai esistito. E anche Tiago Pinto ha partecipato a queste cose qui, perché non può accollarla solo agli altri, perché Shomuro da Bevigna 30 milioni di euro non li ho presi io, e sono due giocatori rivendibili, come sono stati presi anche nelle precedenti gestioni. Sono due giocatori rivendibili. Mkhitaryan era un giocatore della Roma buono, non l'ho perso io. E ragazzi, siamo il terzo monte ingaggi della Serie A e qualche cosa non va bene. E quello che dico io, che sto con Mourinho, e io sto con Mourinho perché è perché ha preso te. Cioè, tu prendi Mourinho e poi vai da a Mourinho i parametri seri e i Primavera. Ma lui troppo sta a fare, ragazzi, almeno no, come gioco, come gioco, io sono il primo a criticare Mourinho, lo sapete, ma troppo sta a fare che si è adattata a questa situazione qua. Ma non è possibile, ma tu te devi inventare qualcosa. Abbiamo capito che c'è stato fair play 4 anni del Toto di Finanza e fair play, che palle! E c'era pure la Juventus, e c'era il Milan, e c'era l'Inter, c'era l'Inter sta impicciata pratica. Ma niente, sta su Scalvini, perché magari poi vende Skriniar e ti prende Scalvini, quell'altro vende Dumfries ma prende quello e via quell'altro. Quell'altro uguale, il Milan fa i mercati così, e il Napoli ha avuto i problemi che ha avuto il coraggio di fare le scelte anche andando contro i tifosi. Tu adesso hai blindato tre giocatori che sono irrivendibili, proprio irrivendibili, e gli altri piano piano, se continui così, tu chi hai da vendere per
per fare delle grandi plusvalenze. Ma non devono cominciare da qualche parte a fare sto mercato. Io quando stanno ho detto, ragazzi, a Roma in Piemonte ha fatto un bel mercato a 7 milioni di euro. Questo è un bel mercato, però manca il mercato del direttore sportivo, che non c'è stato. Perché questo mercato qua deve essere parallelo a quello del direttore sportivo. Io mi ricordo, e non per dire sempre la stessa persona, però ragazzi, io bisogna dirlo. Io mi ricordo Walter Sabatini. Walter Sabatini, ragazzi, ti prendeva Ponce, ti prendeva Sanabria, ti prendeva Marquinhos, ti prendeva Alisson, ti prendeva questi, e poi ti prendeva anche Seydou Keita, ti prendeva Maicon, ti prendeva Gervinho. Oh ragazzi, ma Gervinho lo abbiamo pagato 10 milioni di euro, eh? Ragazzi, ma Gervinho era forte, vero? Immaginate per Gervinho con questa Roma, 10 milioni di euro. E ti prendeva Dzeko, pagato 14 milioni di euro. Cioè, Dzeko è stato pagato meno di Shomurodov. Dzeko è stato preso meno, e ti andava proprio a prendere Brasile Castan. Poi ti sbagliava qualche giocatore, per carità di Dio, anche lui, Piris, questo, qualcuno lo ha sbagliato, ma nella mole dei giocatori che faceva lui così per creare budget, qualcuno lo sbagli per forza, mica tutti li può azzeccare. Ma quanti soldi ti ha fatto guadagnare a fare quel trading? Ma non guadagnare che ti sei messo un saccoccia, che ti ha permesso di fare la squadra sempre, sempre più forte, arrivando ad essere competitiva fino alla semifinale di Champions League, dove poi c'è stato Attila. Chi è Attila? Attila, il fragello di Dio, è stato Monchi, è venuto e ha spianato la Roma. Attila, il fragello di Dio, che è Monchi. Per il resto, però, era quello il lavoro che bisognava fare. Era quello. Mannaggia la miseria. Non si fa più quel lavoro là, ragazzi. E una società come la Roma non lo può fare. La Roma, mi pare, che non è né carne né pesce. Bisogna fare una scelta. Le palle sotto. Mourinho non va bene? Ok, allora a fine stagione mandiamo via Mourinho. Facciamo altre scelte. Prendiamo un allenatore in una certa maniera. Ma dobbiamo fare delle scelte. Non si può andare avanti così. Vogliamo essere. Cioè, noi non possiamo fare il PSG, il Real Madrid, il Manchester City, quello e quell'altro. Dobbiamo prendere altri esempi. L'esempio del Benfica, l'esempio del Borussia Dortmund, l'esempio del Napoli, l'esempio dell'Atalanta, l'esempio del. Questa la Roma deve fare, eh. E queste squadre qua vendono e comprano, ma sbagliano anche loro, ma lo fanno con coraggio. Non si fa più un mercato per coraggio, si fa mercato con quello che ti dice l'allenatore. Ok, è giusto, lo faceva anche Sabatini, ma te ne devi fare un altro. E soprattutto le cessioni. E poi non mi parlate, ragazzi, del fatto dei rinnovi del contratto, perché Mourinho può dire ok, va bene, ma i soldi quello ce pensa il direttore sportivo, eh? I contratti li fa il direttore sportivo, perché poi quando Mourinho se ne va, i giocatori rimangono alla Roma. Non ve fate inchiappettare, ragazzi, non funziona così. Non funziona così, ragazzi, datemi retta a me, non funziona così. E quei contratti là gliel'ha fatti Tiago Pinto, che adesso in privato pare che come dire, ma sa che ho fatto una cazzata, cioè forse abbiamo sbagliato, e ho capito, mi sono fatto venire l'ulcera. Mai parlato dei Mancini, che ce l'avrebbero tanti, ad esempio la Roma dei Mancini, per te, no, per me Tiago Pinto. Ma io non so che giocatori c'avevi al Benfica quando stavi al Benfica. Oppure svilare l'immagine di quello che volevo fare noi. Ma porca miseria, ma lo dici pure, io poi mi ricordo tutto. E questo non va bene, tutte queste cazzate, ragazzi, non va bene. Io purtroppo non riesco a tenermi il cecio in bocca. Io me lo vorrei tenere il cecio in bocca, ma non ce la faccio. Non ce la faccio, e ripeto. Per me è una persona brava,
sono andato a Trigoria, a me mi ha firmato una maglia, è il primo a fermarsi, ma non fa di cazzo, io non posso giudicare una persona perché è bravo. Esco fuori da casa mia, cioè sono i padri di famiglia, domani mattina alle 6 si alzano e vanno a lavorare, poi ritornano, magari vanno pure in chiesa e a domenica, sono bravissimi. Ma poi lo fai direttore sportivi da Roma. Sicuramente lui può fare il dirigente nella Roma, ha studiato per fare il dirigente, ma io il direttore sportivo, io l'ho visto come si muovono veramente e non è quello che fa lui. Vi dico un nome, D'Amico all'Atalanta, Sartori al Bologna, gente navigata, Marotta, guardate quello che fa Marotta. Se vede proprio che manca di manico sto ragazzo, manca di manico e soprattutto vi dico anche una cosa ragazzi, è più di una volta che lo sento, secondo me manca anche di umiltà. Manca anche un po' di umiltà e anche un'altra volta ho sentito in una diciamo conferenza dicendo no perché si è incazzato che Abraham non l'hanno convocato in nazionale ma se, perché l'allenatore guardava le partite del club e che deve guardare un allenatore dei nazionali ragazzi scusate come faceva a convocarlo in nazionale e te incazzi perché? Perché gli devi far vedere ai fiacchi che ha pagato 45 milioni e magari i proprietari gli rode un po' il chicchero di questa cosa. Però ragazzi, io chiudiamo questa cosa qui, domani c'è la partita, ripeto, io so che in questo momento Mourinho è stato molto umile dicendo io rimango a Roma, rimango a Roma. Poi ragazzi, a fine anno bisogna vedere tante cose purtroppo. E io non so che dirvi se il prossimo anno Mourinho rimane a Roma, perché poi bisogna fare delle scelte. Io vi devo dire la verità: io se ero i Fracking saprei cosa fare. E speriamo che entra anche, riescano a prendere sto socio di minoranza che è vitale. Ma saprei cosa fare, ragazzi. Bisogna rivoluzionare Trigoria, la direzione sportiva. Dentro Trigoria, ragazzi, c'è veramente il comune di Roma. Chi sa le cose le sa. Bisogna mettere gente di calcio, poca gente. Ci abbiamo un sacco di dipendenti, non servono. Ne servono pochi, io vedo le altre squadre, ragazzi, veramente ce l'hanno 20 segretari e poi giuntoli e basta. E qualcuno sotto a loro così. Na Lazio uguale, nel Milan uguale. Noi dentro di Trigoria, ragazzi, non potete capire che cosa c'è. Io c'è veramente tante persone che poi. Ripeto, amico di quella, amico di quell'altra, amica di sotto e di sopra. Io voglio bene ai Fracking, spero che aprano gli occhi. C'è bisogno di una svolta e un cambiamento perché a me Standazzo non mi piace. Non mi piace cadere nella mediocrità, non mi piace cadere nelle scuse. Mi sono rotto il cazzo da tifoso. Che è sempre sbandierato sta cazzo di cosa del financial fair play, di sti paletti e tutto quanto. Anche perché, ripeto, mi ricordo Sabatini che quando voleva un giocatore lo andava a prendere. Lui gli piaceva quel giocatore a costo che ne venivano altri tre da un'altra parte, ma quello lo prendeva, faceva delle scelte. Faceva delle scelte. Qui invece campiamo sugli eventi, su quello che ci succede. E non si può fare. Comunque, ragazzi, domani c'è la partita e forza Roma. Monologo terminato.